2 maggio del 1519 da Boise in Francia moriva Leonardo. Leonardo da Vinci, definito genio multiforme, talento indomito, sempre alla ricerca di nuove sfide. E così è stato definito anche dal nostro Presidente del Consiglio in una conferenza stampa che è stata fatta proprio il 13 marzo per presentare tutte quelle che saranno le iniziative, tantissime, centinaia di iniziative in tutta Italia. Quindi possiamo dire che ci saranno, si annoverano circa 500 iniziative in ogni parte d'Italia, tantissime ovviamente saranno a Milano per ovvi motivi, perché Leonardo ha vissuto qua tantissimo tempo. E in Italia gli eventi sono tantissimi, ma hanno contribuito a questi eventi anche degli enti esterni alle amministrazioni e agli enti predisposti. Per esempio la Zecca dello Stato ha coniato una moneta di 2 euro con in particolare la dama con l'ermellino, e ci fa molto piacere perché è l'effigie che abbiamo scelto anche noi per il nostro manifesto. Il Poste Italiane ha realizzato 2 annulli filatelici e il 2 maggio saranno emessi anche 4 francobolli, e Giffoni Film Festival dedicherà proprio l'edizione di quest'anno a Leonardo. Quindi è una festa, una grande festa che ci sarà, che coinvolgerà tutta l'Italia intera per tutto l'anno. È stato poi qualche anno fa creato, forse un paio di anni fa, è stato creato proprio un comitato di esperti che potessero valutare tutte quelle che i vari enti, le varie associazioni, a vario titolo presentavano per ricordare Leonardo. Questo comitato ha lavorato molto e sono state presentate, sono state scelte più di 100, forse 112 iniziative, e 78 hanno ottenuto un riconoscimento nazionale, sto parlando di eventi nazionali, addirittura 27 hanno ottenuto anche un contributo economico. Noi però qui oggi siamo a presentare il palinsesto degli eventi che riguarderà proprio Saronno, e quindi che, come anticipavo prima, parte il 23, sabato 23 sabato 23 marzo, poi vedremo come, e sarà spalmato su tutti i mesi dell'anno. E sono qui quindi a presentare sia le iniziative dell'Ufficio Cultura che le iniziative che ci hanno proposto associazioni e professionisti, che ringraziamo, e ringrazio anche per essere qui oggi, per cui ringrazio il teatro, ringrazio il professor Pecchinini, il dirigente della scuola media Leonardo da Vinci, il presidente dell'associazione Manuti e il don Armando Cattaneo come per la comunità pastorale Crocifisso Risorto. Poi c'è da ringraziare anche l'Uni3, adesso in questo momento assente, l'associazione culturalmente musicalmente. Credo di non aver dimenticato nessuno, quindi a questo punto vi parlo di quelle che della manifestazione vera e propria, di tutti quelli che sono gli eventi che, come vi avevo anticipato, cominceranno proprio sabato 23 marzo alle ore 21 nel santuario Beata Vergine dei Miracoli, con un concerto spirituale. E un concerto abbiamo pensato di iniziare proprio dal santuario, perché lì vi è l'espressione più alta dei leonardeschi che hanno appunto contribuito a rendere conosciuto, insomma, in tutto il mondo la nostra il santuario, per cui sappiamo tutti che sono i lavori del Bernardino Luini, e poi successivamente il Paradiso Festante è stato poi portato a termine da Gaudenzio Ferrari, però possiamo sempre dire che sono nella scia di Leonardo. È il santuario è invidiato da
importantissimi, e anche un patrimonio vero europeo, monumento nazionale iscritto nel patrimonio europeo per tutto lo splendore artistico che gli si può ammirare. E, in un ultimo, nel santuario c'è anche una ricostruzione lignea dell'ultima cena fatta da Andrea da Milano, e quindi anche quello è un pezzo unico, credo che sia il più vicino alla rappresentazione. È stato realizzato solo 30 anni dopo, 32 esatto. Insomma, anni dopo il cenacolo di Leonardo, ed è sostanzialmente una copia in 3D, perché l'atteggiamento di tutti gli apostoli è lo stesso del cenacolo di Leonardo. E quindi possiamo, a giusta ragione, se uno vuole vedere com'era davvero, più che a Milano, oggi bisognerebbe che venisse a Saronno. Ecco per questo. Poi proseguiamo domenica 19 maggio alle ore 16 a casa di Marta. Ci sarà una conferenza su Il Cenacolo di Leonardo, appunto, il vertice dell'arte di tutti i tempi. Il relatore sarà Luca Frigerio, a cura dell'associazione Paolo Maruti. È un viaggio fra arte e fede nel cuore di uno dei più grandi capolavori dell'umanità, alla scoperta di simbologie e citazioni bibliche, sintesi della spiritualità cristiana. È un'opera che tutti conoscono, ma che rivelerà grandi sorprese, perché il professor Frigerio è proprio un esperto di Leonardo. In estate, arriviamo all'estate, perché dal 19 maggio si arriva in periodo estivo, e durante la rassegna del Cinema Sotto le Stelle saranno appunto inserite una o due proiezioni relative a Leonardo, per cui in tutta la rassegna ci siamo accordati per avere queste due proiezioni. Poi riprendiamo a settembre, domenica 29 settembre, in Auditorium Aldo Moro. Questo è l'evento organizzato dall'Assessorato alla Cultura. Ci sarà Leonardo e Leonardeschi tra gli angeli musicanti, e con un relatore di eccezionale importanza, perché è un maestro, il maestro liutaio Michele Sangineto, che ha realizzato tutti gli strumenti musicali che possiamo ammirare nella volta del santuario, e si è basato ovviamente anche su studi iconografici, anche su tutto quello che è stato uno studio approfondito negli anni. In questa occasione sarà organizzata una visita guidata, primo turno alle 15, un secondo turno alle 15:30, proprio al santuario della Beata Vergine dei Miracoli, che contiene questi preziosi affreschi di, appunto, come dicevamo prima, di Bernardino Luini. Questo è il 29 settembre. E contemporaneamente abbiamo anche delle iniziative da parte di Unitre. Unitre, già la dottoressa Succe, la presidente di Unitre, ci ha assicurato che l'anno prossimo l'anno accademico dell'Unitre prevederà una serie di corsi monografici proprio su Leonardo, e quindi ci saranno diversi docenti che terranno delle lezioni specifiche. Ad esempio, alcuni parleranno proprio della grafia particolare, no? Conosciamo tutti la particolarità della grafia di Leonardo, poi ci sarà un corso sugli studi di anatomia e su tutte le caratteristiche proprie di Leonardo. Durante il corso poi ci sarà una lezione importantissima del professor Sergio Beato, ed è una lezione aperta a tutta la cittadinanza, in cui si parlerà della documentazione presente nell'archivio Zerbi, perché anche questo è importante dire e ricordare. Noi qui abbiamo un archivio in cui si conserva la concessione del diritto di riscossione dei dazi da parte di Ludovico il Moro a Cecilia Gallerani, perché noi siamo legati a Leonardo per tutti i motivi appena visti, ma anche per la figura bellissima della dama con l'ermellino, che è il ritratto di Cecilia Gallerani a cui che Ludovico il Moro pensò
pensò a Leonardo perché potesse proprio rappresentarla e fu donato a lei questo quadro con il feudo di Saronno, e quindi nell'archivio Zerbi abbiamo proprio le carte che attestano questo. E in apertura poi del corso, sempre vi parlo dei corsi organizzati dall'Uni3, ci sarà una cena rinascimentale organizzata presso il Collegio Castelli e poi una mostra guidata a Milano dai professori dell'Uni3. È stato così piacevole sentire questo, perché secondo me in questa maniera si coinvolge ancora meglio la cittadinanza, perché i professori, che i docenti che parleranno di tutto questo in Uni3 poi accompagneranno in visita guidata a Milano tutti quelli che vorranno, perché sarà davvero aperta a tutte, e questo avverrà l'anno prossimo. Abbiamo detto questo che è rivolto a tutti, adesso vi parlo in particolare invece del programma per le scuole. Lunedì 21 ottobre alle ore 9 e alle ore 11 ci saranno due incontri in auditorium Aldo Moro che coinvolgeranno 500 ragazzi, e si parlerà del fasto e del potere alla corte di Ludovico il Moro. Sarà una conferenza riservata alle scuole superiori e il relatore è il professor Federico Peccanini, che è anche un mio collega e che quindi ringrazio per avermi dato questa sua disponibilità. E nella conferenza si pone come obiettivo la disamina della produzione di beni di lusso per la corte sforzesca durante l'egemonia di Ludovico il Moro e di sua moglie Beatrice d'Este. E quindi poi avremo modo di informare tutte le scuole, far sì che poi si possano prenotare per venire in Aldo Moro. Sabato 26 ottobre invece la scuola media Leonardo da Vinci propone un concerto della scuola Leonardo da Vinci, perché voi sapete che lì c'è un indirizzo musicale, e poi ci sarà anche una conferenza per genitori e insegnanti dal titolo Ragazzi Geniali. Come favorire l'approccio creativo dei nostri figli, seguiranno dei laboratori creativi. Durante la giornata ci sarà poi la vendita di cartoline e del francobollo che Poste Italiane emetterà il 2 maggio 2019 con l'annullo postale che riporta l'evento organizzato dalla scuola. Il luogo ancora non è stato ben definito, stiamo valutando la possibilità che sia fatto proprio nella scuola Leonardo da Vinci o in un'altra, poi dopo questo lo comunicheremo successivamente. In Villa Gianetti verrà proiettato, poi sempre rivolto alle scuole, un film documentario che gentilmente il teatro ci permette di poter proiettare, che dove Leonardo racconta il Cenacolo. Io l'ho visto, è veramente molto interessante e accattivante, e quindi crediamo che anche questo possa essere un valore aggiunto, e con il teatro la collaborazione ormai è decennale, e quindi voi sapete che tutti gli anni viene organizzato Studenti in Scena, è il concorso che coinvolge tutte le scuole di Saronno. Quest'anno il tema è proprio il volo, e quindi ci auguriamo che anche questo possa essere un motivo in più di riflessione sul genio di Leonardo. Possiamo anticipare, vero Presidente, possiamo anticipare che quest'anno per la prima volta in occasione di questo concorso che avviene sì tutti gli anni, quest'anno è legato a Leonardo, la premiazione sarà in serata, quindi il teatro farà una premiazione, ci sarà una premiazione della scuola vincitrice proprio in una serata, e in quella sera verrà nuovamente riproposto questo documentario docufilm che il teatro cerca di proiettare. E sempre dedicato alle scuole, quindi dedicato a un concorso, c'è il concorso letterario dedicato al volo e organizzato dall'Associazione Culturalmente e Musicalmente. Voi sapete che questa associazione, mi dispiace, non è presente qui per
perché per impegni precedenti, anche negli anni scorsi ha organizzato un concorso rivolto alle scuole, un concorso letterario rivolto alla terza media, alle classi terze delle scuole di secondaria di primo grado, e in questo e quest'anno il tema sarà anche questo legato a Leonardo. Poi ci sarà una premiazione che avverrà a novembre del 2019. Concludo con la proiezione del nuovissimo film documentario, anche questo, che è appena stato messo, dato insomma, in visione, ed è Leonardo 500, e prevediamo che appunto ci siano tantissime, rivolto alle scuole medie, e ci sarà questa proiezione durante i mesi del prossimo anno scolastico, perché tutte queste iniziative rivolte alle scuole verranno ovviamente presentate nelle scuole già da settembre, nei consigli di classe di ottobre, poi si definirà insomma le date in maniera tale, e anche le adesioni, potremo vedere poi anche le adesioni delle scuole che ci saranno per quanto riguarda anche questo film. Credo di aver detto tutto, e lascio la parola ai collaboratori, a quanti hanno collaborato con noi, se magari vogliono aggiungere qualcosa, perché magari ho dimenticato qualcosa. Il professor Pecchinini vuole aggiungere qualcosa, non so, lui è il professore di storia dell'arte, il professor Pecchinini insegna storia dell'arte e anche buongiorno a tutti, sono Federico Pecchinini e insegno storia dell'arte all'Istituto Zappa di Saronno da quest'anno e anche al Liceo Legnani. E insegno storia della moda e del costume allo IED, l'Istituto Europeo di Design di Milano, e collaboro con varie istituzioni, insomma, ho insegnato in Cattolica, Politecnico, insomma, ho un percorso variegato. E la conferenza sarà non relativa quindi alla figura specificamente di Leonardo, ma al contesto della corte di Ludovico il Moro durante la permanenza di Leonardo a Milano, perché la corte di Ludovico il Moro e di Beatrice si caratterizza come una delle più splendenti tra appunto le corti non solo italiane ma europee, e la situazione che Leonardo trova giungendo a Milano è una situazione assolutamente favorevole per le sperimentazioni della propria arte. Quello che noi vedremo, cercheremo di vedere insieme agli studenti, sono proprio le produzioni di oggetti di estrema raffinatezza, quali gioielli, tessuti, a livello architettonico, a livello decorativo, come si svolgeva tendenzialmente la vita della corte durante proprio gli anni leonardeschi. Questo è quello che faremo, e che sono insomma certo possa comunque dare anche una visione più ampia di quella che era Milano e l'ambiente appunto ludoviciano durante la permanenza di Leonardo a Milano. Grazie mille. Grazie. Vogliamo aggiungere qualcosa? Voglio dire due cosette. Prima una sciocchezza, poi una cosa grossa. La sciocchezza è: vedo che sono un po' diversi Leonardo e Leonardo, nel senso che qui è tagliata la O. Io la preferirei. Sì. Cioè, secondo me è molto leonardesco il fatto che non ci sia la O completa. La è già bello il fatto che vada a capo senza, però vabbè. Mi piace di più questo di quello. La cosa molto molto grossa è se si ha notizia di eventuali bandi nazionali, europei, locali, che possano in qualche modo interessare il nostro la dimora che era stata donata alla Cecilia Gallerani, per poter iniziare o perlomeno sognare un restauro. Cioè, io dico, l'occasione del cinquecentesimo di Leonardo potrebbe essere unica. Se la lasciassimo sfuggire, chissà quando si ripresenta. L'idea che Leonardo ha fatto questo meravigliosa tela, che Ludovico il Moro ha donato alla stessa donna a cui ha donato il nostro palazzo,
potrebbe essere una grande occasione. Magari chiedere a qualcuno che lavora in Europa, chiedere alla Aracomi, non so, oppure a qualcuno che lavora a livello nazionale, se ci sono bandi o se si possa creare un bando, perché questa sarebbe una cosa meravigliosa. Persa questa occasione, dobbiamo aspettare altri 100 anni. Sarà difficile poi per noi. Non lo faremo noi. L'associazione Maluchi vuole... Ma io ho una richiesta, sì, particolare. Intanto voglio dire che Luca Frigerio, che è giornalista ed è anche l'addetto stampa della Curia di Milano, e che tutte le sue attività culturali, in particolare nell'arte, nella pittura, prima passano sempre dal San Fedele, che è un centro culturale di grandissima importanza per la città, vengono sempre fatte là, presentate là. Poi sono anni che collabora con noi a Saronno ed è, ha un riscontro non indifferente. Ed è un discorso diverso quello che fa lui, lo fa dal mondo di vista giornalistico, raccontando fatti, cose, non è, è un discorso tecnico, ed è un discorso che piace alla gente. E arrivo al punto, non ci sono mai giovani, sono tutti anziani, abbiamo con lui anche 120-140 persone, ma giovani è rarissimo, le scuole sono assenti. È vero che le scuole bisogna farglielo là per avere. Se invece qualche volta i docenti si impegnassero, questo lì possiamo prendere l'impegno in questo modo. Ecco, venire all'incontro, almeno vedono e sentono, e questo è importante. Sono gli incontri della domenica? Sì, è il 19 di maggio alle 4. Questo, sì, è inserito in un contesto. Ma parlo di questo, se incominciassero a venire, perché anche i docenti credo che abbiano, anche quelli esperti di arte, hanno bisogno di imparare come si fa a raccontare, come piace anche alla gente, si innamora, di, perché io non penso che tutte quelle persone che vengono e che ci sono, perché è una delle manifestazioni che facciamo che è più frequentata ed è veramente apprezzata. Ieri per esempio addirittura c'è stata un'ovazione lunghissima. Questo è l'impegno di far venire gli studenti, presentare giovani, queste iniziative anche a scuola. Per tutto, perché è importante che non sia, siano abituati anche che possano essere informati. Che vengano gli studenti, occorre che si scomodino i docenti, perché se c'è l'insegnante che viene, viene anche l'insegnante. Invece, non so, l'insegnante crede nella missione insegnare, ma se deve fare qualcosa dal proprio buco è assente, ha tutte le scuse. Io le posso assicurare che gli insegnanti fanno tantissimo, adesso sicuramente prenderò l'impegno. Non siamo in grado da anni di smuoverli fuori e io non posso fare. Ma magari questa sarà l'occasione, no? Ecco, speriamo, questa è la raccomandazione. Speriamo che questa sia l'occasione. Sicuramente. Ma perché così li possiamo far muovere anche per tutte le altre manifestazioni, certo, che ci sono. Certo. Il preside che dice a proposito. A proposito. Allora, a proposito, intanto come dire, l'idea che nasce dal nome della scuola poi dopo ci sta prendendo molto, e quindi dare, come dire, qualche spunto di riflessione su come favorire la, come dire, l'approccio creativo in una dimensione tipica di scuola, quindi didattica, è questo un po' il cuore della nostra giornata. Poi si è aggiunto l'annullo postale proprio per l'evento, ho già avuto un contatto con Poste Italiane, quindi è sicuramente molto interessante questa cosa. Tra l'altro c'è la possibilità che ci sia una cartolina con un codice QR che conterrà dei contenuti multimediali proprio ovviamente di quelle che sono le attività della scuola. E ci interessa molto soprattutto come dire, ritornare a immaginare una didattica che non sia solo ed esclusivamente un'acquisizione
di conoscenze, come dire, strutturate, ma dare degli strumenti ai ragazzi perché in autonomia e seguendo proprio i loro, come dire, quello che hanno dentro, possano sviluppare una propria attività conoscitiva. Questo è il tema. E poi ci saranno i laboratori creativi, insomma, lo immaginiamo come una grande festa. Certo. Sarà sicuramente. Va bene. Grazie. Lara, che è l'esperta del teatro, cura la comunicazione e anche i contatti con la scuola. Sì, in accordo nel mese di novembre dello scorso anno con l'assessore ci siamo trovati e abbiamo deciso di dedicare la rassegna di studenti in scena, la parte del concorso per le scuole superiori, al volo, prendendo appunto spunto dall'anniversario leonardesco vinciano. Il volo che parte dall'invenzione di Leonardo della sua macchina per volare. Nel mese di gennaio abbiamo anche portato in scena uno spettacolo che era stato al Piccolo pochi giorni prima con Flavio Albanese, che si intitolava proprio Il codice del volo. È stato un viaggio appunto nella costruzione della macchina del volo da parte di Leonardo e del suo aiutante. Volo inteso come desiderio dei ragazzi di spiccare un loro volo, perché siamo proprio in quella fascia d'età in cui c'è bisogno di sapere qual è ciò che è stato acquisito per poter iniziare a camminare, a volare da soli, che è anche un po' la sfida che Leonardo si poneva, di superare comunque il limite, di capire le competenze che aveva per poi andare oltre. Quindi, partendo da questa riflessione, il concorso è stato proprio dedicato a questo tema. Sì, c'è anche un'analisi psicologica, perché il volo può essere visto come spiccare il volo, ma anche poter risorgere dopo una caduta, e quindi anche nell'ambito proprio adolescenziale, noi sappiamo quanto i nostri adolescenti siano fragili, questo può servire a una riflessione e ci auguriamo che possa essere sicuramente.